Buonasera a tutti. Dovreste vedere il mio monitor e sentire la mia voce. Allora, iniziamo subito con la presentazione, il disclaimer. Mi raccomando, prendete sempre nota del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio, in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 65% dei conti del cliente al dettaglio di TIC1000 Europe perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questa sera webinar con Salvatore Labriola, che saluto. Ciao Salvatore, buonasera. Ciao Giuseppe. Parleremo di Spread Daily, che è un tool che ha creato Salvatore, poi ci spiegherà nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo tool. Però, come sapete, prima di entrare nel vivo del webinar c'è sempre la presentazione del broker che rappresento, che è TIC1000. In questo caso la regolamentazione, parliamo di TIC1000 Europe sotto SISEC, con registrazione presso la Consob, perché da sicurezza di fondi segregati, separati dalla società, assicurati fino a 20.000 euro. TIC1000 è un broker non dealing desk, che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, con una velocità di esecuzione ultra rapida, parliamo di una media di 0,2 secondi, grazie agli oltre 10 server sparsi per il globo. Non ci sono requote e potete utilizzare tutte le strategie che ritenete più opportune, come scalping, arbitraggio, eccetera. Non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Gli spread partono da zero, con commissioni tra le più basse del mercato. Non ci sono commissioni sugli indici e sono disponibili anche i microlotti sugli indici americani e il DAX. Questa è un'immagine che io ho preso dal sito della Consob, dove non è facilissimo trovare poi le varie registrazioni dei vari intermediari finanziari. Troverete nella lista delle imprese di investimento senza succursale TIC1000 con l'indirizzo e il numero di iscrizione all'elenco, che è il 4310. La tipologia dei conti, parliamo di conti CFD, TIC1000 offre tre tipologie di account: il conto Pro e il conto VIP, che sono quelli più utilizzati in quanto hanno spread da zero con commissioni molto basse, e poi c'è il conto classico, che non ha commissioni, ma gli spread sono un po' più alti perché partono da 1.6. Inoltre, novità, da qualche mese a questa parte abbiamo anche aperto la regolamentazione e quindi alle varie borse regolamentate, come appunto il CME ed altre borse, e quindi parliamo di conti futures che potete vedere voi stessi dal sito internet di TIC1000 per capire un po' tutte quelle che sono le caratteristiche. Nel mese di agosto ho fatto un webinar su TradingView, invito magari a vederlo perché lì c'è ancora una promozione attiva. Trovate la registrazione nel canale YouTube di TIC1000 nella playlist Italia. È un webinar molto interessante per chi vuole un attimo approcciarsi anche al mondo dei futures con i vari micro contratti, che sono molto molto vantaggiosi. Queste invece parliamo di connessioni API per chi vuole comunque, sempre sui mercati regolamentati, quindi sui futures, magari connettere il nostro data feed con piattaforme come appunto la TradingView, ma anche Multichart, Sierra Chart o Bookmap. Ritornando invece sul discorso di CFD, questa è la tabella che vi mostro sempre nei webinar, che ho preso direttamente dal sito, dal famoso sito di MyFXBook, dove andiamo a comparare un po' quella che è l'offerta degli spread e delle commissioni rispetto ad altri broker a livello globale. Noterete come per la maggior parte del tempo TIC1000 abbia gli spread e le commissioni più basse rispetto ad altri competitor. Ve ne accorgete dalla tabella che si illumina di azzurrino sui vari strumenti, e mi invito a farlo anche adesso in live sul sito di MyFXBook. E chiudo con una tabella riassuntiva delle commissioni: su un lotto di euro-dollaro parliamo di 4 euro return sul conto Pro e 2 euro sul conto VIP, quindi c'è un risparmio rispetto alla media degli altri broker, che io più o meno ho visto applicano circa un 6 euro in apertura e chiusura delle posizioni, di oltre il 30% con il conto Pro e oltre il 60% con il conto VIP. Allora, io
Termino la mia presentazione, Salvatore, ti passo direttamente il monitor. Allora, interrompi condivisione, dovresti adesso riuscire a condividere il monitor. Aspetta un secondo perché mi dice che l'organizzatore ha disabilitato la condivisione dello schermo. Vedi un po'. Non riesco a No, condividere. dovresti vedere, condividere lo schermo. Non hai il pulsante? Cioè, il pulsante ce l'ho, però quando clicco mi dice che l'organizzatore mi ha Vedi adesso? disabilitato. Ah, adesso sì. Ok. Aspetta che Ok. condivido. Funzione di zoom nascosta che ogni tanto disabilita le condivisioni. Forse ho qualche mio collega del marketing. Ok, vediamo il monitor. Intanto saluto, non l'ho fatto prima. I vari trader collegati. Quindi, allora, questa sera parliamo di Spread Daily, che è un tool che dal nome un po' si evince che andiamo un po' a comparare due strumenti correlati magari tra loro. E quindi vediamo. Il primo che abbiamo fatto con te, diciamo che abbiamo inaugurato una serie di webinar dedicati un po' ai tuoi tool. Il primo era sul time box, invece questa sera appunto sullo spread. Vai Sì. pure, se ci sono delle domande, dimmi te se preferisci che ti fermo un attimo e magari spieghi. Come vuoi, mi interrompimi tranquillamente. Ok, vai. Bene, bene, buonasera a tutti e ben ritrovati dopo questa pausa estiva. Spero abbiate trascorso un'estate tranquilla, tranquilla, tranquilla sì, ma non noiosa come sui mercati finanziari. In realtà mi aspettavo un agosto, avevo preventivato un agosto molto caldo. Dal punto di vista climatico diciamo, ho indovinato la previsione sui mercati finanziari, seppur le premesse c'erano tutte, però vedo una certa tranquillità sui vari mercati. Ringrazio tutti per la vostra partecipazione. Per chi non mi conosce, sono Salvatore Labriola, sono un trader indipendente e programmatore in MQL4. Svolgo questo lavoro da oltre 20 anni, ho collaborato con diversi broker e banche, da tanti anni ormai collaboro con Tikmill. Broker, non lo dico perché mi ospita, ma perché davvero lo penso e ritengo molto, ma molto affidabile. Il trading già di per sé, sapete benissimo, presenta tante insidie e tante difficoltà. Non voglio pure stare a litigare con un broker che magari poco serio fa delle farloccate che diciamo così, mi penalizza il mio trading. Ci pensa già il mercato a fare questo, non voglio litigare pure con il broker. Tikmill è un broker assolutamente affidabile. Lo utilizzo da ormai, ci collaboro da tanto tempo e anche in ambito di programmazione, devo dire, non ho mai avuto nessuna difficoltà nei vari strumenti che poi ci ho programmato sopra, no? Sia in termini di indicatori, script, ma soprattutto gli expert advisor. Detto ciò, molto velocemente, parliamo oggi di questo nuovo strumento che si va ad aggiungere agli altri precedentemente presentati, e vi invito a vedere i precedenti webinar dove ho fatto vedere altri tool. Stasera parliamo di questo indicatore. Che cosa fa questo indicatore? Lo dice la parola stessa, permette il confronto per ora di due strumenti, ma non escludo la possibilità di aggiungere altri strumenti poi nel futuro, cioè paragonare due, tre, quattro strumenti alla volta. Oggi ci fermiamo solo al confronto di due strumenti in particolare, cioè nel senso facciamo il confronto solo di due strumenti, ma ripeto, non escludo ulteriori upgrade. Si tratta di appunto un indicatore che permette il confronto tra questi due strumenti misurando la distanza in percentuale partendo da un certo punto. Adesso poi vi spiego bene come funziona. L'indicatore nasce, è nato con lo scopo diciamo così, di confrontare più che altro gli indici e materie prime, perché diciamo, lo spread, il vero spread si fa sugli indici, sulle materie prime, meglio ancora sui mercati regolamentati, penso per esempio ai future con diverse scadenze, dove la correlazione, non mi devo preoccupare della correlazione perché la correlazione è massima. Faccio un esempio, confronto il DAX che scade a settembre con il future
future, parlo, no? Con il DAX che scade a dicembre. È ovvio che non mi vado a preoccupare della correlazione tra i due strumenti, perché sono altamente correlati. E sarebbe il top dello spread trading. Non escludo però la possibilità anche di utilizzarlo in ambito sia dei CFD e sia per quel che riguarda il mercato Forex. Stasera andiamo a vedere un po' di casistica e poi vabbè, interrompimi se ci sono delle domande, Giuseppe. Sorvolo sull'aspetto installazione, io vi manderò il link, chiaramente ricordo che questo indicatore, come gli altri presentati in precedenza, sono del tutto gratuiti per i clienti real di Tikmin, cioè coloro che hanno un conto reale con Tikmin, meglio ancora se agganciate a MIB, perché vi permette di ottenere uno sconto del 5% sulle commissioni. Dicevo, una volta che vi mando il link da cui scaricarlo, sorvolo sull'aspetto di installazione brevemente, lo andate a posizionare nella vostra file API scheda date. Vedete il monitor? Sì, riesce a vedere le finestre, Giuseppe? Sì, vai. Ok, file API scheda data MQL4 e lo andate a posizionare nella vostra cartella indicator. Dopodiché chiudete, riavviate la piattaforma oppure pulsante destro sul vostro navigatore aggiornate e ve lo troverete nei vostri indicatori. Come si presenta questo indicatore? Allora, la prima cosa che dovreste fare, questo sempre comunque a prescindere dai vari strumenti che avete in piattaforma, il consiglio che do soprattutto per le prime installazioni è quello di dotarsi, cioè scaricarsi di uno storico adeguato. Poi magari se mi scrivete in privato vi do anche qualche strumento per poterlo fare in maniera automatizzata, però è evidente che se io devo andare a confrontare due strumenti su cui non ho gli storici adeguati, è chiaro che questo indicatore, come tanti altri indicatori, potrebbero generarvi degli errori, dettati dal fatto che non avete sufficiente storico per fare le varie analisi. Come si presenta l'indicatore? L'indicatore si presenta in questo modo qui. Adesso andiamo a vedere le variabili esterne. Si presenta con questa pulsantiera che vedete qui sulla vostra destra, dalla destra del vostro monitor, e presenta questa pulsantiera. Adesso andiamo a vedere subito le variabili esterne, perché così magari andiamo in simultanea. Doppio clic, vabbè, io l'ho trascinato già sul grafico. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a selezionare i simboli che vogliamo confrontare. In questo caso abbiamo euro-dollaro contro sterlina-dollaro. Quindi il simbolo 1 è euro-dollaro, il simbolo 2 è sterlina-dollaro. Qui non li dovete andare a scrivere, ma basterà cliccare su questo menu a tendina e io ho programmato all'interno di questo menu a tendina gli strumenti principali su cui vale la pena, diciamo così, concentrarsi e fare degli studi. Ma ripeto, poi se c'è qualche esigenza nello specifico, magari di inserimento di uno strumento in particolare, io ho cercato di mettere un po' tutto tra valute, CFD e anche materie prime come il VTA, il gold, insomma, e via dicendo. Qui andate a selezionare praticamente il primo simbolo, in questo caso selezionato euro-dollaro, stesso identico discorso per il secondo simbolo, sterlina-dollaro, suffisso lasciatelo perdere perché a volte mi è capitato qualche broker che ha qualche suffisso, qualche prefisso vicino allo strumento, allora c'è la possibilità eventualmente anche di mettere questo suffisso, questo prefisso. Nel nostro caso Tikmin lasciatelo perdere come campo. View Synthetic che fa? Il View Synthetic ci fa vedere, eventualmente ci va a calcolare, qualora esiste, il sintetico tra i due strumenti. Ora in questo caso ho fatto euro dollaro contro sterlina dollaro, il sintetico è euro sterlina. Lo voglio vedere sul bottone sul grafico, gli dico true e me lo fa apparire qui. A che cosa servono questi bottoni? Questi bottoni mi danno, diciamo, la possibilità di cliccarci sopra con un template che io ho già preconfezionato, che è l'altra variabile che era qui sotto, default TPL, io ho un template di default. Nel momento in cui ho un mio template di riferimento, nel momento in cui clicco su uno di questi bottoni, mi apre il grafico relativo. Quindi euro-dollaro mi aprirà euro-dollaro, sterlina-dollaro, euro-sterlina. Magari vedo una situazione interessante su questo spread, cioè diciamo su questa analisi fatta tra euro dollaro e sterlina dollaro, voglio aprire euro dollaro, voglio aprire sterlina dollaro, oppure aprire direttamente il sintetico.
In più vi ho printato a fianco le percentuali, cioè che stanno facendo da oggi, euro-dollaro sta perdendo lo 0,18%, sterlina-dollaro è sotto di 1,029, euro-sterlina positiva di 1,024. Proseguiamo con le variabili esterne, un attimo che ve le riapro. View only spread, potete decidere di non vedere le due linee relative diciamo agli strumenti. Qui la linea blu, che è lo stesso colore del bottone, è euro-dollaro, la linea gialla, che è lo stesso colore dello sfondo del bottone, è sterlina-dollaro. Volendo possiamo decidere di non visionare queste due, le due linee, diciamo, di riferimento su cui calcolo lo spread, ma possiamo visionare semplicemente il differenziale delle due. Io che faccio? Metto in relazione chiaramente questi due strumenti, quindi vado a rapportare euro-dollaro su sterlina-dollaro. Chiaramente mi uscirà, a seconda di come si muovono gli strumenti stessi, uno spread che può essere positivo o può essere negativo. In questo momento lo spread è positivo di uno 0,10%, che significa che euro-dollaro diciamo, sta quotando, sta apprezzando di più rispetto, diciamo, la differenza percentuale di euro-dollaro è maggiore rispetto alla differenza di sterlina-dollaro, tant'è vero che sta perdendo in questo caso di meno. Stanno perdendo tutte e due, però come vedete euro-dollaro sta perdendo qualcosina in meno. Il differenziale mi risulta un differenziale positivo. Questo per descrivere molto brevemente quello che traccia l'indicatore. Continuiamo con le variabili esterne. Inverted correlation lo vediamo dopo, perché poi vi spiego un paio di cose. Daily back di default parto da 5 giorni, cioè come storico io voglio vedere lo spread su base 5 giorni. Come storico, però posso aumentare, questo dipende dallo storico che avete appunto in piattaforma, la visualizzazione per più periodi. Chiaramente assicuratevi di avere lo storico in piattaforma, altrimenti vi potrebbe generare qualche errore. Active push, questa è la possibilità di avere una notifica sul cellulare nel momento in cui tocco una certa soglia di spread, che in questo caso è praticamente settata a uno 0,20%. Soffermiamoci un attimo su questo spread alert. Che cosa fa questo spread alert? Come vedete, qui c'è un altro bottone che ho chiamato grid in inglese, che è impostato a 0,20. Questo perché? Perché nel momento in cui io ci clicco, vedo come si sta muovendo, diciamo, lo spread tra questi due strumenti, secondo delle soglie preimpostate. Posso settare una griglia a 0,10, a 0,10, 0,20, 0, come volete voi. Questo è un parametro che poi vi spiego come meglio settarlo. Questo perché? Perché magari io potrei ipotizzare di fare degli interventi, non chiaramente su delle soglie, diciamo, che io ritengo critiche. Se io so che lo spread medio, o meglio, il range dello spread si è mosso tra una certa soglia piuttosto che un'altra soglia, mi vado a prefissare delle griglie di intervento. Quindi faccio un esempio operativo: quando mi tocca lo spread, quindi che è dettato da questa linea rossa, lo 0,20, io potrei decidere di aprire appunto uno spread trading in convergenza. Cioè, siccome questi due strumenti sono correlati positivamente, e poi ve lo vengo a dire qui, io penso che una volta che ha toccato questo 0,20 possa essere il caso, fatte le dovute analisi, possa essere il caso di aprire uno spread trading. Facendo che cosa? In questo caso andando a vendere euro-dollaro e comprare sterlina-dollaro. Quando ce l'abbiamo in negativo, fare l'esatto contrario. Questo dove lo vado a fare? Lo vado a fare delle soglie critiche, io ritengo critiche, quale possa essere la soglia appunto di uno 0,20, allo 0,40, allo 0,60 e così via. Proseguiamo un attimo con la spiegazione, poi sarò ancora più chiaro. Show alert, true o false, se vogliamo, che al tocco di questa soglia di 0,20 che io ho preimpostato, mi appare un alert. Side, right o left, è praticamente dove io voglio questa pulsantiera. Vi faccio vedere, questa pulsantiera la possiamo mettere anche dall'altro lato, secondo che apro le variabili esterne. Side, left. Posso spostare la pulsantiera tutta da questo lato qui, il tempo che arriva adesso un pip, adesso a quest'ora diciamo arrivano molti meno pip, posso spostare tutta la pulsantiera su questo lato qui, in modo tale che mi tengo qui libero il grafico.
Adesso ritorniamo di nuovo come eravamo prima, side right, show label true o false, questo io lo lascio false perché ormai li conosco a memoria, però se lo mettete su true non va nient'altro che dirvi quello che già vi ho detto prima, che la linea blu è euro-dollaro e la linea gialla è sterlina-dollaro, è questa label qua che vi appare davanti le linee. Detto questo, i colori non ve li spiego nemmeno, potete settare il colore del simbolo 1, il testo del simbolo 1, qua dei bottoni potete diciamo avviare così la personalizzazione diciamo della vostra colorazione, perché io uso lo sfondo nero su tutti i grafici, ma mi rendo conto che molti di voi utilizzano sfondi bianchi. Ora, focalizziamo l'attenzione su due aspetti. Abbiamo detto Daily Back 5, quindi lui che fa? Lui parte di default con questo bottone in alto che vedete in alto, che ho chiamato Daily Reset, perché la cosa fondamentale, questo non stancherò mai di dirmelo, per valutare, per fare una corretta gestione dello spread, è fondamentale capire da quale punto partiamo. Convenzionalmente uno si prefigge diciamo delle date in maniera veramente molto convenzionale, cioè posso partire lo spread trading, posso farlo partire da lunedì, quindi da inizio settimana, da inizio mese. È chiaro che se io cambio il punto di start, quindi il punto di partenza, tutto poi mi viene modificato, perché dipende molto, sicuramente dipende da dove noi partiamo. Quindi questo che cosa vi rappresenta? Il daily reset è la modalità operativa che più si confà con un discorso di trading, diciamo, intraday sostanzialmente. Perché io che faccio nel daily reset? Nel daily reset ogni giorno, come vedete, di default vi faccio apparire i separatori di periodi, praticamente ogni giorno io resetto la situazione del giorno precedente e riparto da zero. Quindi lo spread, diciamo il calcolo dello spread, parte dalla mezzanotte di oggi. Cioè sostanzialmente ogni giorno io, come vedete, tolgo un attimo lo scorrimento, come vedete ogni giorno io resetto e parto da capo. È ovvio che se questo pezzo di strada qui, che parte dalla notte precedente al giorno successivo, non esiste sul mercato, perché questo pezzo di strada non l'ha fatto. Cioè non è che qui da spread negativo lo leggiamo qui e spread positivo, quindi siamo in positivo, cioè nel senso c'è stato questo percorso, perché vi ricordo appunto che io resetto, non lo possiamo, non, diciamo così, l'ho fatto apposta per come dire, per chi ama il trading intraday e quindi valutare giorno per giorno se c'è o meno un'opportunità di spread trading. Qualora invece voi vogliate fissare un punto nello storico indietro, vi basterà semplicemente cliccare questo pulsante. Ora ho impostato 5 giorni, quando io clicco su questo pulsante, ritorno, vado sul storico, il tempo che arriva un tick, aspettate che arriva un tick, e che cosa fa l'indicatore? L'indicatore cambia completamente scenario, perché come vedete non resetta più giorno per giorno, ma parte da 5 giorni fa, il mio nuovo start. Quindi io inizio a misurare la correlazione tra questi due strumenti dal quinto giorno indietro. Vi ho tracciato anche questa linea gialla che vi fa vedere la linea di start, poi vi divertite a cambiarla questa linea gialla, perché la potete selezionare e potete decidere di andare ancora più indietro nello storico, chiaramente avendo lo storico diciamo sui vari strumenti. Vabbè, ma qua parliamo di 5-6 giorni, il tempo che arriva il tick si aggiorna lo strumento e come vedete io posso portarla dove voglio come data di start, addirittura anche a un orario specifico. Chiaramente adesso sono su un time frame a 5 minuti, le dovute considerazioni per quel che riguarda H1, M15 e via dicendo. Cioè ogni time frame che utilizzate, poi chiaramente vi fa vedere il grafico relativo. Sotto in basso che cosa abbiamo? Abbiamo la cosa fondamentale da capire come lavorare questo spread trading, e chiaramente presuppone uno studio a monte delle correlazioni. In basso, come vedete nello specchietto, adesso ecco qua, mettiamolo così, in basso metto delle piccole statistiche. Innanzitutto la correlazione che è basata sullo spread, cioè scusate, sul daily back, quindi stiamo parlando dei 5 giorni. Quindi a 5 giorni time frame a 5 giorni a prescindere dal time frame, io vi dico che su euro dollaro, sterlina dollaro c'è una correlazione attualmente dell'85%.
correlazioni, le correlazioni positive o negative, buone, valide, stabili, le prendiamo in considerazione a partire da 70, 75 fino ad arrivare a 98, 99, addirittura in casi rarissimi 1. Stesso identico discorso per le correlazioni negative inverse, quindi meno 0,70, 0,75, meno 0,90 sono correlazioni molto alte, negative. Correlazioni sopra il 70%, 75%, meglio ancora sopra l'80%, sono correlazioni molto, molto, molto alte. Quindi vale la pena studiarle. Che succede? Vale la pena, diciamo, concentrarsi su questo, diciamo, sul discorso dello spread. È chiaro che però la correlazione non è una cosa statica. Cioè, adesso la fotografia di oggi mi dice che la correlazione degli ultimi 5 giorni su questi due strumenti è dell'84%. Ho fatto un altro lavoro, se cliccate, cioè, o meglio, se andate con il mouse sopra e andate sul campo correlazione, vi ho printato nel tot tip che vedete che è apparso la correlazione a 5 giorni, a 10 giorni, a 20 giorni, a 30 giorni, a 60 e a 90. Questo perché? Perché vi serve questo tipo di studio per capire se la correlazione è più o meno statica, cioè nel senso non si muove molto nel tempo, oppure è molto ballerina. Perché se io oggi ho una correlazione dell'85% e fra 3 giorni questa correlazione scende al 30%, è chiaro che mi sballotta, diciamo, le mie operazioni di spread trading, perché gli strumenti hanno momentaneamente perso quella correlazione. E lo studio che dovete fare prima di utilizzare questo strumento è uno studio dedicato appunto alle correlazioni. Su internet trovate un bel po' di roba, diciamo, relativa alle correlazioni. I siti di riferimento potete prendere Investing per vedere le correlazioni. Andate sul sito, volete vedere la correlazione con un lasso di tempo di, che ne so, 5 minuti, giornaliero, quello che volete voi, degli ultimi 10 periodi, lo calcolate e vi dice che la correlazione, per esempio, su sterlina dollaro è 94%, o di yen è 99%, questo lo andate a studiare. Oppure andate su Mataf pure un altro sito molto buono per quanto riguarda le correlazioni, addirittura vi fa dei grafici per capirne anche l'andamento di questa correlazione. Questo è uno studio che dovete fare a monte e a prescindere prima di utilizzare questo strumento. Vabbè, chiaramente è un indicatore, quindi non vi darà solo semplicemente delle indicazioni, però presuppone che, diciamo, lo studio delle correlazioni l'avete già fatto. Io, chiaramente, se non andate sul sito a studiarvele, ve le printo qui le correlazioni a 5 giorni, 10 giorni, secondo il mio procedimento di calcolo. Calcolate pure un'altra cosa, che per calcolare le correlazioni ci sono diverse tipologie. Ora non so i siti e il flusso dati dei siti che tipo di calcolo fanno. Io faccio il mio personale calcolo, mi trovo bene con questo e ho approcciato questo tipo di calcolo, che poi tra l'altro nel tempo ho realizzato pure, vi faccio vedere, se vado su, eccola qua, questa me la metto su... A grande schermo, questa è la mia matrice di correlazione. Questo è il calcolo, praticamente, sostanzialmente gli vado a dire quante barre voglio analizzare. Ipotizziamo, vabbè, lasciamo pure 5 giorni. Gli ho lasciato 5 barre da daily, perché sono sul time frame daily, e mi vado a calcolare tutte le correlazioni del Forex. Qua parliamo solo del Forex, quindi faccio gli incroci con le 28 valute. Evidenziando un po' i colori, quindi colori lime, questo verde chiaro che vedete, evidenzia delle correlazioni molto 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 positive. Colori rossi evidenzia delle correlazioni molto 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 negative. Chiaramente la cosa, lo studio che faccio qual è? È che chiaramente giocando un po' con il time frame, giocando con il numero di barre, vedo se quelle correlazioni si mantengono nel tempo oppure no. Ma tutto questo lavoretto lo potete fare benissimo, tranquillamente, sui vari siti, insomma, che vi ho fatto vedere prima. Fatto questo studio, chiaramente, studiati gli strumenti che a noi interessano, diciamo, da vedere, allora possiamo passare al discorso dello studio, appunto, della correlazione. Ora, in questo caso ho messo in correlazione euro-dollaro contro sterlina-dollaro e mi escono fuori queste statistiche. Poi, per continuare il discorso delle statistiche, qui max lot su simbolo 1 posso fare, in funzione del mio, come questo è un mondo demo,
mi faccio il calcolo quanti lotti massimo posso tradare sul simbolo 1, quanti lotti massimi posso tradare sul simbolo 2, chiaramente questo è un conto tempo, posso fare massimo 220 lotti. Il ratio, che cos'è? Il rapporto 1 su 2, quindi il sul simbolo 1 sul simbolo 2 mi esce fuori il rapporto. Quello 0,86, che adesso sono solo due cifre decimali, che cos'è? Che cos'è? È il rapporto euro-sterlina. Se faccio euro-dollaro diviso sterlina-dollaro mi esce euro-sterlina. Adesso sono solo due cifre decimali, ma se andate a vedere euro-sterlina, quota 0,8590, che è arrotondata a 0,86. Qual è stato il massimo spread raggiunto da quello che io sto vedendo, quindi dallo storico che io sto vedendo? È stato un massimo spread, è arrivato a un massimo di più 0,33, è andato a un minimo di meno 0,23, mediamente è stato intorno a 0,01, quindi si è mantenuto, diciamo, intorno alla linea dello 0. È evidente che una volta che io so questi parametri, ha fatto più 0,30, meno 0,20, si è mosso in 1,050, ecco, magari una griglia 0,20 forse è esagerata, farei veramente pochi interventi. Se ne voglio fare di più, basta semplicemente cliccare, diciamo, sulle variabili esterne, abbassare la soglia, diciamo, dello step, quindi della griglia, metterlo su 0,10, la griglia, come vedete, diventa, vi fare vedere sempre il motore grid, tra parentesi 0,10, ci clicco su questa griglia e mi fa gli step da 0,10. Chiaramente, se prima qua avevamo solo un intervento a 0,20, adesso ne sono diventati 3, 1, 2 e 3. Quindi questo poi è oggetto di studi che io sto portando avanti e sto proseguendo. Facciamo un attimo un breve excursus sul discorso delle correlazioni, perché solitamente diciamo, la cosa che si dice spesso è che sul Forex forse non è tanto efficiente utilizzare lo spread trading sul Forex, chiaramente nasce per gli indici. Sono d'accordo fino a un certo punto, perché nel momento in cui andiamo ad analizzare il Forex, noi ci rendiamo conto di due, analizzare, scusate, lo spread trading, ci rendiamo subito conto, e questo l'ho testato sulla mia pelle, mi rendo conto, innanzitutto c'è da considerare, al di là dei costi, condizioni, commissioni e quant'altro, c'è da considerare un aspetto che non è di poca importanza, che è quella, la componente psicologica nel fare trading. Io, se dovessi aprire un'operazione diciamo su euro sterlina, un conto è che apro un lotto di euro sterlina, magari è imminente il rilascio di una notizia macroeconomica sulla banca centrale inglese che sta per comunicare una notizia ufficiale sui tassi di interesse. Un conto è che io ho un lotto di euro sterlina, long o short, lasciamo perdere. E un conto è se io sono in spread trading tra euro dollaro e sterlina dollaro, quindi ho fatto io il sintetico. Questa cosa in alcuni casi ci è anche più comoda, perché nel momento in cui andiamo a mettere measure contro, diciamo, confrontiamo strumenti con bassissimo spread, è molto probabile che, cioè in alcuni casi, poi magari ne vediamo qualcuno, in alcuni casi la sommatoria dei costi per fare i due strumenti comprensivi di commissioni è inferiore al costo del sintetico, diciamo, che ne deriva. Prima considerazione. Seconda considerazione, nel momento in cui appunto, la banca centrale inglese deve rilasciare notizie sul tasso di interesse, un conto, ripeto, è avere un lotto di euro sterlina, e un conto è avere hedgeati, quindi in spread, euro dollaro e sterlina dollaro. Questo perché? Perché non, innanzitutto si opera senza stop loss, chiaramente non metto stop loss alle operazioni perché sono coperte in teoria. Però che cosa può succedere? Può succedere che al rilascio della notizia macroeconomica, del dato macroeconomico, io lo vivo con molta più serenità, perché ci sarà uno strumento che mi farà guadagnare e l'altro strumento che mi farà perdere. Ora poi sta a me, alla dinamicità, diciamo, del trader, poter pure eventualmente intervenire su uno dei due. Magari vado a tagliare le perdite perché euro dollaro magari mi sta perdendo, e quindi taglio le perdite di euro dollaro e cerco di cavalcarmi il profitto di sterlina dollaro. Questa è una cosa che non potete fare nel momento in cui avete solo ed esclusivamente euro sterlina, perché io condivido il discorso, dice, che dicono in molti, dice, ma scusa, ma c'hai il sintetico,
perché non lavori direttamente con sintetico. Però, per esempio, un tipo di approccio di questo tipo, quindi di diversificazione, quindi di gestione separata delle due valute, io non lo potrei fare con il sintetico, cosa che invece posso fare con lo spread trading. E vi assicuro che la componente psicologica gioca un ruolo fondamentale, al di là dei costi, delle cose che adesso poi andiamo anche a vedere, gioca un ruolo fondamentale. Cioè io faccio trading con maggiore serenità e non è una cosa di poco conto. Ora, nel caso specifico di euro dollaro contro sterlina dollaro, che mi dà euro sterlina, il gioco chiaramente non vale la candela sull'aspetto costo, perché ho un euro dollaro, poi con gli spread di Dickmill eccezionali, abbiamo un euro dollaro un pip, sterlina dollaro 4 pip, euro sterlina 2 pip. In questo caso è chiaro che il costo non è efficiente, ecco, diciamo così, non è efficiente tradare uno spread trading su euro dollaro sterlina dollaro, salvo la componente psicologica di cui vi ho parlato prima. Andiamo a vedere però altri strumenti. Allora, se ci sono domande, Giuseppe, fermami. Sì, no, ma su questo aspetto si potrebbe vedere, ad esempio, euro-dollaro e dollaro-franco che sono adesso a zero, con un euro-franco che invece ha un pip di spread. Quindi in teoria. Sì, magari l'ho preparato su euro-dollaro contro. Poi su questo vi divertite un po' come volete. Però, per esempio. Sì, anche sui costi, anzi. Vediamo. Però, la domanda che ti volevo fare è questa, cioè. Ovviamente questo è un indicatore, quindi diciamo la linea rossa è giusto il sintetico, in questo caso. Esatto, il sintetico, sì. Quindi nessuno esclude di fare ad esempio dei tentativi di griglia direttamente sul sintetico. Assolutamente sì. Assolutamente sì, questo è il differenziale tra i due strumenti in misura percentuale, cioè non questo 0,35 non è il valore di euro UD, il valore di euro UD è il rapporto, che sarebbe questo qua che vedi qua in basso, 1,60, se vai a vedere infatti quota 1,60,20, no? E il rapporto, diciamo, tra euro dollaro e AUD USD genera euro AUD, e il rapporto è 1,60, che è esattamente il bid di euro AUD. Questo 0,30 invece rappresenta la differenza percentuale che c'è tra i due strumenti, cioè euro-dollaro sta facendo meno 0,20, AUD-USD sta facendo meno 0,56, il differenziale è positivo a favore del dollaro, a favore di euro-dollaro in questo caso, di uno 0,30. Si sposa d'accordo con quello che dici tu, con il discorso della griglia. Io poi prima ho fatto vedere, questa è impostata una griglia 0,20, io potrei fare ogni volta che tocca quella linea, o vado a fare lo spread trading, oppure mi vado a vedere euro AUD, come meglio preferite. Cioè, questo lascio massima libertà di movimento. Però vi voglio far vedere, in questo caso, dove abbiamo il sintetico, perché esiste euro AUD. Però andiamo a vedere, sono anche le 7 la sera, vediamo un attimo. Euro dollaro abbiamo 2 pip. AUD USD abbiamo 1 pip e siamo a 3. Euro AUD partiamo da 8. La somma di questi due non arriva a questo, anche se poi volessimo considerare le commissioni, perché le commissioni poi le devi applicare su tutte e due, su tutte e due gli strumenti. Quindi abbiamo 1 più 2 fa 3. Ipotizziamo di pagare 4 euro run come le condizioni di Dickmill. Quindi dobbiamo andare ad aggiungere un 4 punti a quello spread. Quindi 4 e 4, 8, perché sono due strumenti, più 2 arriviamo a 10. Come vedi, siamo lì con euro AUD, ma ci sono altri strumenti dove non ci troviamo, cioè conviene più fare la doppia operazione che non il sintetico. Perché qui ripeto il discorso, euro dollaro, aggiungiamo 4 perché io pago 4 euro l'antenna, però un conto VIP addirittura dovrebbe aggiungere solo 2, eh. Comunque, ipotizziamo 4 e 4, 8. Lo spread attualmente è 1 e 1 di 2, quindi 8 più 2 arriviamo a 10. Ma è chiaro il tuo discorso, è chiaro, poi anche chi magari prende dei debiti sulle commissioni e aprire due operazioni in questo caso può essere meglio. Però anche sommando anche euro D, partiamo da 11, devi aggiungere 4 euro di commissione, si arriva da 15. Ti conviene più aprire, in questo caso, in questo momento, ti conviene più aprire lo spread e non fare euro AUD, per intenderci.
Questi sono degli esempi. Andiamo avanti con altri pannelli. Questo Audi USD CHF, altra correlazione positiva che ho riscontrato, quindi come vedete 0,93 a 5 giorni, 79%, 82, 75, 66, 68 a 90 giorni, insomma tre mesi fa. Mi piace come strumento. Qui in questo caso, per esempio, Audi USD contro Audi CHF, non mi conviene perché ho un dollaro CHF che è il sintetico che mi quota zero, vedi come spread. E qui in questo caso è preferibile, diciamo così, fare il sintetico. Non so se mi sono spiegato. Sì, però tu metti in correlazione anche strumenti dove non c'è magari la componente. Ci stavo arrivando. Fermo restando che per lo spread trading c'è sempre il discorso della componente, diciamo, psicologica. Fammi una cortesia, prima della banca svizzera, aprimi un lotto di dollaro CHF, io invece faccio Audi dollaro e dollaro. Secondo me vivo molto più sereno io che rispetto a te. Secondo me vivrai con il panico, diciamo, al rilascio sì, di... vediamo, quella è sempre una componente psicologica. Non è di poco conto. Bene, c'è una domanda. Scusa se ti interrompo. Mentre prepari magari degli esempi tra le materie prime, se puoi il WTI e il Brent, e poi anche qualcosa sugli indici, c'era Gianluca che chiedeva qual era l'importo minimo per avere l'indicatore. Questo, come ha detto prima Salvatore, è totalmente gratuito per chi ha tutorial, quindi non c'è un minimo. E poi ti chiede se è un po' come supporti e resistenze di Barry, ma in realtà No, non c'entra assolutamente nulla. Sta vedendo, se, non è che sta vedendo il grafico di sopra, no, voglio dire, no, non c'entra assolutamente nulla. Quelli sono semplicemente... Forse vedeva, sì, quel grafico lì, ok. È semplicemente una griglia che io ho prefissato qui, adesso ripicciolisco un po'. Ecco, è semplicemente una griglia che mi fa vedere, questa è la linea dello zero, stiamo parlando sempre in ambito di correlazioni positive, quindi in teoria le correlazioni positive, oddio, divergono pure, però quando arrivano a un certo punto dovranno tendere, se la correlazione viene mantenuta, a una convergenza, quindi dovranno ripassare per la linea dello zero. Questo è un po' il concetto di fondo, quindi se vanno sotto io mi aspetto che ritornano sopra, se vanno sopra io mi aspetto che ritornano giù. Però attenzione, calcolate sempre bene, bene il punto di partenza e attenzione soprattutto al discorso della perdita di correlazione per via strutturale, cioè ci può essere una perdita di correlazione perché magari un'economia cresce di più rispetto a un'altra economia che non cresce più per altri motivi, perché c'è una guerra, per qualunque cosa, la correlazione, diciamo, si divarica lo spread e rimane divaricato a lungo. Ora, un'altra considerazione da fare, sempre nell'ottica dei costi e dell'efficienza del trading, in teoria con il Forex, questo per esperienza ve lo dico, anche su base dei reset, se la correlazione viene persa, diciamo, oggi, in teoria ha bisogno di 2-3 giorni perché venga riassorbita. Se non viene riassorbita in 2-3 giorni, è molto probabile che insomma ve la portate avanti per un bel po', e a quel punto forse è il caso di intervenire nella gestione delle operazioni o salvaguardandovi, mettendovi degli stop in macchina o monetari, come volete voi. Però non tenete un'operazione aperta 2 mesi, perché se sta aperta 2 mesi l'operazione, non solo andate incontro a un costo maggiore in termini di swap, perché pagherete lo swap sia sul simbolo 1 sia sul simbolo 2, soprattutto in questo momento di mercato dove gli swap sono piuttosto, cioè, negativi, rari sono i casi di swap positivi a nostro favore, e quindi tenere un'operazione aperta 20 giorni è controproducente. Questo è fuori discussione. Quindi io apro uno spread, se mi va bene nel giro di 2-3 giorni, è bene, se no altrimenti la manipolo, nel senso che ci metto mani. Vado avanti, sempre nell'ambito Forex. Ambito Forex, ho trovato questa bella correlazione, ho fatto sto studio e mi sono reso conto che, per esempio, Audi CHF con NZD USD sono correlate al 70%, adesso, in base a 5 giorni, 73%, ma ne ho trovato pure un altro
che era ancora di più, se non ricordo male, fammelo vedere un po'. No, mi sembra che era questo, forse era questo. Il 73%. Come vedete però, io come faccio a fare il sintetico di questo? Ho necessariamente bisogno di fare uno spread trading, perché qui il sintetico, anche se gli avete messo qui nelle variabili esterne true, dov'è qui, view synthetic true, quindi voglio vedere il sintetico, non ve lo farò vedere il sintetico, perché? Perché non esiste, punto. Quindi nel momento in cui io voglio andare a incrociare delle valute su cui riscontro una correlazione buona, sia positiva o negativa, e se non c'è sintetico io sono costretto a fare spread trading. Altro motivo per cui io ritengo, ecco, questi concetti, no, ma sul forex è inefficiente. Non è sempre così, non è sempre vero. Stesso identico discorso, vi faccio vedere qualche altra correlazione, anche qui, vabbè, adesso si è abbassato un po', ma prima era un po' più alta. Comunque, AudiCard NZDCHF, non abbiamo, la correlazione è buona, ma non è buona, diciamo discreta, ma non abbiamo il sintetico, devo fare lo spread. Correlazione inversa, due secondi su queste, due parole su questo. È chiaro che io posso trovare appunto le valute correlate positivamente, ma posso trovare delle valute correlate e anche forse nel negativo mantengono ancora di più le correlazioni negative. In questo caso, per esempio, abbiamo una sterlina dollaro contro USD CAD. Chiaramente c'è anche il sintetico di questa accoppiata. E qua vale il discorso che avevamo fatto prima, Giuseppe, del discorso delle commissioni, perché sterlina CAD io adesso non so che spread c'ha, lo andiamo a vedere. C'ha 11. Sterlina dollaro, vediamo un po'. Sterlina, vabbè, a quest'ora 5, 6. Contro USD CAD che c'ha due, secondo me conviene più fare questi due e non sterlina CAD, a occhio. Però al di là di questo, voglio rapportare questi due strumenti. Ho fatto lo studio e mi sono accorto che è una correlazione negativa. Ci andiamo a mettere sul mouse qui e sta correlazione negativa è perpetua, cioè nel senso, come vedete, a 10 giorni, 20 giorni, 30 giorni e via dicendo. Lo strumento non lo potete più trattare in questa maniera, perché io lo strumento di spread, dello spread è concepito per le correlazioni positive. Lo potete, infatti, se lo lasciate così, io mi aspetto ogni giorno che questa linea rossa diverga, quindi se ne deve andare per forza o da un lato o da un altro. Come dire, mi concentro nel momento in cui questa linea invece tende allo zero. È l'esatto contrario. Se lo volete vedere anche in rappresentazione grafica, lo potete fare, però dovete andare nelle variabili esterne e dovete dire che questa correlazione non è false, ma è true, cioè ho una correlazione inversa. Quindi, mettendo una correlazione inversa, ricordatevi la linea, questa rossa, chiaramente cambia tutto. Cioè, io che faccio? Vado a trattare gli strumenti, lo strumento diciamo correlato inversamente, lo vado a far assomigliare all'altro, cioè praticamente a posto di aggiungere la performance percentuale, la vado a sottrarre. In questo si chiama mirror, diciamo in inglese. Cioè praticamente vado a fare un altro calcolo per quanto riguarda le correlazioni inverse. Adesso state vedendo i due strumenti che realmente dovrebbero andare verso lo zero. E quando divergono, ecco, come in questo caso, che abbiamo una bella divergenza, siamo a uno 0,50% di differenza, forse è il caso di aprire uno spread. Come lo apro questo spread? Lo apro comprando USD CAD e vendendo sterlina dollaro. Chiaramente tutte queste belle cosette ve le dovete calcolare, ma però voglio dire, impostando su Excel alcune formule, basterà calcolare, perché una cosa fondamentale dello spread trading qual è che io, se devo stare in spread su tutte e due, la cosa fondamentale è che io devo avere la stessa quantità da una parte e dall'altra. Se ho deciso di investire 100.000 euro, per dirvi, 100.000 euro, ci devono essere 100.000 euro di sterlina dollaro e 100.000 euro di USD CAD. Chiaramente sono calcoli che vi lascio fare a voi. Correlazione negativa. Abbiamo parlato anche della correlazione negativa. Attenzione sempre al punto di partenza, questo ve l'ho già detto, quindi cliccando sul Daily Reset, vado sullo storico e mi vado a vedere nello storico che cosa è successo? Che
chiaramente aspettiamo un tick che arriva. Io lo faccio già sempre su Eurodollaro perché è lo strumento più negoziato, tanto lui non legge Eurodollaro, legge i cambi che abbiamo messo qui. E chiaramente nello storico abbiamo questa situazione qua. Quindi partendo da qui, come vedete, io voglio vedere uno spread dove magari si è allargato parecchio, se lo riesco a trovare. Se non lo trovo è molto positivo, vuol dire che diciamo tendenzialmente vanno intorno alla linea dello zero. Questo proprio non si muove proprio. Se ci sono domande, dimmelo, Giuseppe. Salvatore, facci vedere poi sulle materie prime sul... Sì, allora, proseguendo, chiaramente, ho fatto un ampio escursus sulle valute e vi ho spiegato i motivi per cui io ritengo valido anche il discorso delle valute. Chiaramente, come ho detto in precedenza, questo indicatore nasce per confrontare gli indici, cosa che potete assolutamente fare, andate nelle variabili esterne, selezionate il DAX, in questo caso ho voluto vedere la correlazione che c'è tra DAX e US30. Quindi il Dow Jones. Daily Reset ha avuto questo andamento oggi, per esempio proprio poco prima del webinar, e questo mio cliente l'ha fatta, c'è stato questo allargamento dello spread tra DAX e Dow Jones. Lui che ha fatto? Ha comprato il Dow Jones e si è venduto il DAX. Chiaramente tutta la strada che percorre, caputo, dove lui ha aperto lo spread, parliamo quindi più o meno di uno 0,60 a 0,30, lui sta guadagnando lo 0,30% del controvalore investito. È chiaro che lo 0,30%, se lavorate con 1000 euro è nulla, se lavorate con lotti più sostanziosi è tanto. E siete in spread trading, quindi con il discorso della componente psicologica. Quindi in questo caso, scusami, lui ha puntato su un recupero del Dow Jones, giusto, rispetto al sì, DAX. siccome la correlazione tra DAX e Dow Jones è abbastanza ballerina, però è positiva, insomma, se sale l'America sale pure il DAX e viceversa, no? Lui che ha fatto? Ha visto questo exploit di questo spread, no? Sostanzialmente si è allargato, è andato in divaricazione, cioè in divergenza questo andamento, arrivato a 0,60. Come soglia, ma poteva farla a 0,70, 0,80, dove vuole lui. È chiaro che se la Cioè, in fa. questo caso, scusami, la statistica ti dice dei 5 giorni che il La massimo spread statistica sta degli ultimi 5 all'86. giorni è esatta: abbiamo toccato un massimo spread di 0,86 e un minimo spread di meno 0,40. Quindi a 0,60 sei vicino ai massimi degli ultimi 5 giorni. Degli ultimi E 5 quindi giorni. lì puoi ipotizzare un rientro, Esatto, magari lui può dividendo. ipotizzare meglio ancora sul 0,80, meglio ancora, questo è il massimo che ha toccato. Come lo fai questo spread? Se lo fai su base daily, allora il consiglio è di mettere un daily reset, così io la notte a zero tutto, parto da capo, non mi interessa della storia precedente e vado avanti. Se invece voglio partire da un punto, diciamo, di partenza, appunto, in questo caso sono 5 giorni, chiaramente, vabbè, ma in questo caso mi è andata pure bene, però se vi rimpicciolisco un po' il grafico, ecco, guardate l'andamento che c'è stato, guardate la linea rossa, su, pareggio, pareggio, su, poi giù, poi su, ecco, come vedete, uno spread aperto qui, dico per dire, uno spread aperto qui tendenzialmente doveva, ipotizziamo che non, oppure diciamo, quando è che ritorna un'altra volta sullo 0,20? Beh, sono passati tot bar, parliamo dal 2, che cos'era? Il 2 settembre al togli sabato e domenica, diciamo, sono passati 3 giorni, 4 giorni. In 4 giorni io dovrei rivedere le posizioni più o meno, o comunque a una soglia di perdita accettabile. Se non lo vedo più a una soglia di perdita accettabile, probabilmente si sta per aprire, sta per aprirsi la strada come dire, a una convergenza purtroppo strutturale, cosa che possiamo notare se allunghiamo l'orizzonte temporale. Facciamo una cosa su 20 giorni. Salvatore, puoi anche confrontare il Nasdaq con l'S&P? Puoi fare tutto quello che vuoi. Mettilo un attimo, vediamo un po'. Allora, hai detto Nasdaq, Con l'S&P. US30 con US500, non mi ricordo, no, Nasdaq Nasdaq in questo caso, hai detto. E come si vede? US30. Vabbè, questo.
dategli il tempo che calcola, deve arrivare un pip perché faccia tutti i calcoli. E poi ti chiedo, visto che comunque siamo ormai già in dirittura d'arrivo, era una domanda sul WTI e il Brent. Ecco qua. Questo è il differenziale tra US Tech e US 500. Chiaramente la correlazione, qua parliamo di altri livelli di correlazione, quindi molto alti, veramente molto alti, 0,87, molto alti. Qui anche la stessa cosa, 0,70 meno 0,48, vabbè, mi va bene pure una griglia 0,10, lo lasciamo a 0,10. Possiamo procedere con, ecco, per esempio, un altro intervento che era da fare qui. Ma anche se lo faccio qui... In questo caso che faccio? Vendo US Tech, perché è più alto, vedi? Vendo US Tech e compro Standard & Poor's. Ok. In questo caso. Chiaramente nel caso negativo, però io che faccio? Poi me lo vado a studiare, vedo un attimo se... Le recupera le strade oppure no, cioè mi rendo conto poi se lo spread vale la pena oppure no. Questo è già tarato su 20 giorni, però vi voglio far vedere una cosa sullo storico, aspettate che la griglia così salta, però è così, sullo storico guardate che percentuale arriviamo, 2,45, attenzione perché se aprite uno spread in area 1 e qua perdete un punto e 45 percentuale, probabilmente questa discrepanza ce la porteremo avanti per un bel po'. Vediamo un po' di andare su un tempo un po' più diciamo, mettiamo lo storico, vi faccio capire questa cosa che è importante, sempre se vuole, mi serve un bip, suelo dollaro, eccolo qua. Io sono partito da questo punto qui, che cos'era il 17 agosto, e questa differenza, questa discrepanza, come vedete, persiste. Quindi è qualcosa di strutturale del Nasdaq rispetto al Dow Jones, cioè qualcosa di veramente forte, cioè il Nasdaq è veramente forte rispetto allo Standard & Poor's. Attenzione a lavorare con lo spread rate, perché potreste trovarvi e ingappare in questa situazione. E l'unico se fai un S&P con un Dow Jones. Questo è uno studio che dovete fare. Motivo per cui io prediligo o uno storico molto, molto breve, quindi 5, massimo 10 giorni, non di più, o meglio ancora il daily reset. Perché se dovessi fare trading su questi livelli. Chiaramente, innanzitutto le statistiche mi dicono un'altra cosa, massimo spread 2,53 che sarebbe oggi, praticamente l'ha toccato oggi, 2,53 a meno 0,43 diciamo c'ho 3 punti percentuali, 3 punti percentuali non li posso dividere in 0,10, cioè 0,10%, devo aumentare la più, perché guardate i livelli, ve ne accorgete subito, se io inizio a lavorare 0,10 da qui, io potrei rimanere incastrato per un bel po', a meno che non mettete una soglia di perdita. Questo deve essere la base dello studio sulle correlazioni ed è l'unico motivo per cui si perdono soldi e si va in drawdown chiaramente anche sulle correlazioni. Non c'è nulla di certo. Le correlazioni ci permettono solo di stare, tra virgolette, più tranquilli. È chiaro che durante queste giornate molto probabilmente degli interventi uno l'avrebbe fatta, avrebbe mediato la posizione, avrebbe chiuso la parte in perdita, insomma ci sono tante altre cose da dire. Però, voglio dire, adesso l'indicatore ce l'avete, vi potete divertire, sbizzarrire come volete. Ecco, per appunto, nel frattempo che tu prepari, se riesci, l'esempio che ci ho chiesto sul WTI, il Brent, ce l'ho già pronto. Vi ricordo come averlo, quindi basta poi, io domani, appena avrò la registrazione, manderò un'email a tutti gli iscritti con i riferimenti di Salvatore, quindi andrà richiesto direttamente a lui l'indicatore, perché è lui che appunto poi gestisce questo tipo di cose. Ripeto che verrà dato gratuitamente a tutti i clienti di TP1000 con un conto real e una prova anche in demo di una settimana, giusto Salvatore? Sì, me lo faccio provare per una settimana, poi per tutti i clienti real di TP1000 è assolutamente gratuito senza nessuna limitazione. Parliamo appunto dell'indicatore, poi è chiaro dall'indicatore si deve passare al discorso dell'automazione, no? Vabbè, vi faccio vedere un attimo al volo. Ecco, in questo caso dove abbiamo una correlazione altissima
Conviene cercare appunto uno spread o meglio di no? Allora, vabbè, cioè, se vuoi intervenire sugli strumenti, necessariamente devi fare uno spread, perché non esiste sintetico, chiaramente, di questi due. Però certo che conviene, sì, assolutamente sì. Fatevi due conti con il costo dell'operazione, perché Brent abbiamo 4 punti e XT 5 punti. Insomma, fatevi due conteggi, però attenzione, perché avendo una correlazione molto, molto, molto alta, come vedi, 98-99, vedi? È una correlazione altissima, tant'è vero che vedi. E qui devi andarti a trovare proprio quelle situazioni, quelle giornate Allora, a che questo partono punto qua, male. la correlazione, e infatti ve l'ho già preparata, non mi posso fare una griglia 0,20, perché 0,20 non lo toccherà mai. Devo fare una griglia di 1,005 o 1,010 eventualmente. È evidente che però io devo guadagnare lo 0,05% e lo 0,10%. Su che size? Se metto una size contenuta allo 0,05, forse non mi recupera nemmeno le commissioni, questo deve essere chiaro. Però questo tipo di intervento io non escludo che ne posso fare anche 10, 20, 30 operazioni al giorno. Perché magari ogni volta che mi tocca questo livello, magari mi faccio dare un alert e poi ho fatto già un calcolo, diciamo, su Excel dei lotti tradati, dei lotti da tradare. E magari me ne faccio diverse al giorno. Prendo poco, però sono in spread trading. Non è da sottovalutare se volete farla da 0,05. Nessuno vi mette 0,010 come spread. Questo lo facciamo insieme adesso. Tempo che arriva un pip. È arrivato. Eccolo qua. Ipotizziamo la giornata di oggi. Facciamo un esempio di oggi. Partire da qua. Vabbè, qua siamo di notte. La mattina siamo alle 7. Qua mi apre uno spread, qua mi apre uno spread, adesso due. Non tocca manco il terzo livello, vedi? Molto probabilmente qua già o sono in positivo o già ho chiuso, ma non sto perdendo nulla. E posso aprire lotti molto alti, ma molto alti, chiaramente nella capienza del margine. Perché? Perché sono sicuro che insomma, lì lo prende solo lo 0,05, non so se mi sono spiegato. Se volete, vi faccio vedere giusto una cosa, chiaramente non è oggetto del webinar, non intendo assolutamente parlarne, perché non è una cosa che nemmeno posso rilasciare, però giusto per farvi capire una cosa. L'expert che io ho programmato, che io già ho programmato, che è in fase diciamo, di definizione, ecco, questo qua è uno spread su XT Brent, giusto? Voglio andare a tradare 100.000 euro. Voglio farla in convergence, in divergence oppure in automatico, open spread. Lui mi calcola da soli i lotti. Quindi che devi fare? Vuoi fare una convergenza? Attualmente devi comprare XT per 3.471 lotti e devi vendere il Brent per 3.291 E questo cos'è un expert lotti. Questo che... è l'expert che io mi sono autorealizzato, chiaramente, perché dopo tutto questo studio, vuoi che non mi facevo l'expert advisor? È Ok. addirittura Così da lì. risponde anche alla domanda di Massimo che ti diceva appunto che si deve valutare il tick value Sì, in base... assolutamente. Ok, quindi tu già hai questo strumento che non ho capito, poi darai a chi No, 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 desidera. no, questo non è, non lo rilascio. Rilascio l'indicatore, poi valuterò poi nel Vabbè, poi, futuro. poi non vi preoccupate, che ci parlo io con Salvatore, No, vediamo come trova ma ti la dico, soluzione. Giuseppe, questo fammi dire due cose. Questo tipo di strumento, qua parliamo di, non voglio peccare di presunzione. Ma qua parliamo di un trading molto, molto professionale. Chi utilizza questo tipo di strumento lo fa perché ha dei conti molto capitalizzati e che chiaramente ha bisogno di uno strumento professionale per gestire le posizioni. E nel Tutto caso di quello. Tickmill ci sono molti clienti, ti assicuro, che operano con sites importanti. Poi eventualmente, poi questo ne parliamo, visto che adesso l'hai menzionato nel webinar e quindi L'ho anche solo qua. voluto menzionare semplicemente perché vi dico è tutto si può programmare. Chiaramente si sposa molto meglio la programmazione in MQL5, cosa che molto presto imparerò a fare, perché è molto complicato confrontare due strumenti. Potrei confrontare un tick vecchio con un tick nuovo, e in MQL5 queste cose, queste problematiche, tra l'altro non lo puoi backtestare un expert di questo tipo, e per di più.
non si può manco provare, cioè nel senso, in demo sì, puoi fare delle simulazioni, ma lo devi fare andare in real time. Però dico io, un pannellino che ti dice la size, quella si può anche fare, no? Non puoi aprirti l'operazione che appunto l'expert a livello anche di compliance non si può dare, ma Un un pannellino potrei resoconto. programmare, sì, un qualche cosa che ti... Quello Che ti... serve perché appunto per capire il tick value, se no altrimenti ogni volta ti devi fare l'operazione e se ti devi ogni volta calcolare le Lo size so. per il tempo del calcolo, se tu già ce l'hai, lo metti nell'indicatore, l'abbiamo fatto, Devo quindi abbiamo metterlo capito. nell'indicatore, ecco, per esempio, ipotizzare... L'expert quello non si può dare per un discorso di compliance, io non posso dare assolutamente. un expert che fa tutto da solo, poi invece un qualcosa di visivo sì, si può fare. Va bene, abbiamo sforato Salvatore il Come nostro sempre, tempo di come sempre. discussione. Come Molto sempre, interessante anche questo. Poi chi vuole ovviamente seguire sa che comunque abbiamo una chat Telegram di Working Forex dove poi possiamo sempre aggiornarci su questi lavori. Con Salvatore faremo altri webinar dedicati ad altri studenti perché Salvatore ne ha diversi, quindi rimanete sempre appunto aggiornati su quelle che è la proposta di educazione finanziaria da parte di TICMILLE. Salvatore, io ti ringrazio e appunto ci vediamo al prossimo webinar. esatto. Domani vi invierò un'email con tutti appunto i riferimenti di Salvatore e la registrazione del webinar. Grazie, Grazie a grazie a tutti. tutti e vi Grazie a auguro tutti. una buona serata. Buona serata, arrivederci.